Avete visto le Iene ieri? Avete visto il servizio di report? Ragazzi, lo so, è difficile ragionare senza pensare alla propria parrocchietta, alla propria squadra del cuore, al prossimo, alla propria parrocchietta. È difficile ragionare scevri da questi ragionamenti. Però ragazzi, questo è un discorso che abbraccia calcio e politica. Questo è un discorso che ci fa capire come le eccellenze italiane debbano sparire. È un processo in atto a partire dalla seconda metà dello scorso, degli anni, diciamo, 0-10, dal primo decennio del secolo, diciamo. È un processo che abbraccia l'industria, abbraccia le imprese, abbraccia la politica e abbraccia il calcio. Cosa c'è di meglio per spaccare l'opinione pubblica del calcio? Cosa c'è di meglio? Normale, normale, normale. L'industria calcistica era, fino a una quindicina d'anni fa, era un'eccellenza italiana, un'eccellenza vera. Così come un'eccellenza erano la Fiat, a fasi alterne lo è stata, l'Alfa, la Pirelli, la Magneti Marelli, la Brembo, la Pernigotti, l'Algida, l'Eldorado, tutti i marchi che ci hanno portato storia, benessere, penso alla Zanussi, penso all'industria automobilistica. Oggi l'industria automobilistica italiana viene identificata nella Fiat, che ha succhiato, secondo i suoi detrattori, risorse allo Stato. E naturalmente la vulgata, che poi è l'ultima vera azienda di nome italiana rimasta, grande azienda di nome italiana rimasta praticamente. Quelle poche che restano, la Fiat, l'Eni, vengono spesso fatte oggetto di inchiesta. Ma è un processo che è partito nel 1992 ed che è culminato, ripeto, nel primo decennio del nuovo secolo. E il calcio è lo specchio perfetto di tutto questo. Voglio fare un parallelo. È il 2003, anno 2003, abbiamo tre semifinaliste su quattro italiane in Champions League. Sono il Milan, la Juventus, che si sarebbero giocati la finale, e l'Inter, che arrivò in semifinale. Poi quell'anno c'era anche la Lazio, no, la stessa Roma, in una stagione disastrata. Per un punto non arrivò ai quarti di finale, perché c'erano due gironi all'epoca. E poi c'era la Lazio che giunse alla semifinale e perse contro il Porto di Mourinho, ricordo, la Lazio di Mancini. La Lazio post Cragnotti, che aveva una situazione economica simile, non uguale, ma simile a quella attuale dell'Inter. Più o meno, eh. Poi anche gli anni successivi, lasciamo perdere il fatto che si iniziò a snobbare di brutto la Coppa UEFA, poi Europa League. Abbiamo il Milan, che se non si suicida la Corugna, per me rivince la Champions League a mani basse quell'anno. Il Milan di nuovo finalista,
la Juve ai quarti nel 2005, il Parma che si salvò allo spareggio quell'anno, che giunse fino alla semifinale di Coppa UEFA, perse con CSKA a Mosca. Poi l'anno dopo di nuovo tre squadre nei quarti, il Milan in semifinale, l'Inter eliminato dal Villarreal clamorosamente, la Juve dall'Arsenal, fino a che a maggio di quell'anno scoppia quello che sappiamo. Io voglio provare a fare un discorso, in questo discorso io non parlerò delle telefonate di Facchetti, non parlerò dei Meani, non parlerò di Oriali e dei passaporti, no. O meglio, ne parlerò, ma in altri termini, per farvi capire esattamente il concetto che c'è stato delle industrie e nel calcio. Un'accusa che va in modo parallelo alla politica, all'industria, eccetera. Certamente. Partiamo dal discorso dei passaporti di Oriani. Partiamo. C'è una frase di Carraro, all'epoca presidente, che cita: non possiamo mandare l'Inter in B per queste cose qua. Ecco, questa non è una frase da interista, questa, attenzione, Carraro, io di Carraro penso quanto di peggio, io di Carraro penso il peggio possibile di Franco Carraro. Ma quella frase non è una frase da interista, quella è una frase da italiano. Cioè non possiamo permetterci di fare lo stesso errore che abbiamo fatto nel 1980, mandando Milan e Lazio in Serie B. Puniamo Reali, puniamo Recoba e salvaguardiamo una grande del calcio italiano come in effetti l'Inter è. Perché si pensò a salvaguardare il prodotto calcio, che era una delle industrie trainanti del nostro paese. Non è per salvare l'Inter in sé, ma è per salvare il prodotto calcio italiano. Voi mi direte, questo prima di Calciopoli. Calciopoli poi è una porcheria al cubo che è stata fatta. Voi mi direte, ma come, dobbiamo, non dobbiamo punire chi si rende responsabile di illeciti? Punisci il colpevole, ma non mi punisci tutta la squadra. Io sono d'accordo con quello che disse Carraro. Dite, ma all'estero un par dei coglioni, all'estero. Andate a vedere i bilanci di Real e Barcellona. Andate a vedere i tanto meritocratici tedeschi. Andatevi a vedere cosa combinava Uli Hoeneß al Bayern. Andate a vedere cosa combinavano gli arbitri tedeschi, realmente corrotti. Realmente, lì c'era realmente la corruzione nel mondo arbitrale tedesco. Avete visto Bayern, Dortmund, Borussia Dortmund, Eintracht Francoforte andare in B? No. E pensate che siano innocenti? Dai, siete dei fessi se pensate questo. Basta vedere il signor Uli Hoeneß. La Germania, vista sempre come esempio di rettitudine, è la patria del più grande scandalo di corruzione europeo, quello della Siemens. Helmut Kohl è passato come gigante della storia quando è pieno di condanne per corruzione. Helmut Kohl. Cosa voglio dire con questo? Che in nome del moralismo in Italia abbiamo buttato il bambino con l'acqua sporca. Abbiamo buttato il bambino con l'acqua sporca in nome di questo moralismo da quattro soldi. Perché chi sogna un mondo dove nessuno ruba e mi spiace, deve trasferirsi su Marte. E torna al concetto del calcio. Torno al calcio. Detto dell'Inter e dei passaporti, dove bene fecero non punire la squadra, per me bene fecero non punire la squadra, anche se lì poi di mezzo c'era anche il signor Baldini, vabbè, sul discorso di Oriali che manco era colpevole al 100% se andiamo a vedere. Poi voi sapete cosa ne penso io, possono aver anche ammazzato, a me gli eroi dell'82 non me li devono toccare, di qualunque maglia vestissero, a me gli eroi dell'82 non me li dovete toccare. Stavo dicendo, poi cosa succede?
E poi arriva il 2006. Prima di Calciopoli, cosa succede nel 2006? Ci sono le elezioni politiche. Attenzione, poi capirete bene il nesso. Cosa fanno i globalisti in Italia? La loro mira è lasciare spazio alle multinazionali, sistemare i loro elettori negli uffici pubblici o nelle municipalizzate, far chiudere tutte le piccole attività in modo da lasciare spazio ai grandi agglomerati industriali e commerciali. Ok? La Bolkestein a questo serviva. Solo che lì c'è in Italia un discorso un po' più complicato per tante cose. Comunque, tornando al calcio, che succede? Noi nel 2006 abbiamo un movimento calcistico con quello spagnolo e inglese il migliore, un modello. Abbiamo grandissime squadre, Milan, l'Inter, la Juve, che rivaleggiano ad armi pari con Real, Barcellona e con le inglesi. Che succede? Che succede? Succede che l'Italia, a qualsiasi livello sportivo, l'Italia, un'Italia vincente ha sempre dato fastidio. Sempre dato fastidio. Che si fa? Ci sono le elezioni più tese della storia della Repubblica. Perché lì è veramente fra una visione mondialista e una visione non nazionalista, liberale, nazional-liberale, chiamiamola così, che è il popolo della libertà, l'ex popolo della libertà con Fini, Berlusconi, Bossi, eccetera, eccetera. Che succede? Che praticamente nel 2005 il centro-sinistra italiano ha in mano la vittoria, perché le regionali sono praticamente un trionfo per il centro-sinistra, le regionali del 2005. Poi c'è sempre la solita storia, Berlusconi, la giustizia, così, colà. Se non che, nell'agosto del 2005 scoppia Bancopoli, lo scandalo di Bancopoli, il famoso abbiamo una banca di Fassino e D'Alema. Cosa che tarperà per sempre le ali alla carriera di un giudice, Clementina Forlio, comunistissima, ma intellettualmente onesta. Per lei non esistevano. Per Clementina Forlio, per la cronaca, è quella che minacciò di denunciare un controllore di pullman che aveva bloccato un egiziano senza biglietto. Aveva bloccato un egiziano. Ecco. Lei era presente in quel pullman e bloccò, lasciò andare l'egiziano per dirvi chi era Clementina Forlio. Clementina Forlio era realmente una pauperista, una terzomondista, tant'è vero che arrivò a sfiorare D'Alema, Fassino, e poi la sua carriera andò incontro a imprevisti e finì un nulla di fatto praticamente da quel. Che succede? Che quell'episodio riequilibra di molto una campagna elettorale dall'esito scontato. Cioè, fecero di tutto per tagliare. Berlusconi cambiò la legge elettorale e va bene. Legge elettorale che tutti schifavano e che non ha più cambiato nessuno, tra parentesi, da dopo, salvo sottigliezze. Ma i nominati c'erano e ci sono. Che succede? Succede che un trionfo annunciato dal centro-sinistra rischiò di trasformarsi in una clamorosa rivittoria del centro-destra, che nella notte delle elezioni, dove il centro-sinistra era già pronto a festeggiare, Berlusconi era avanti sia alla Camera che al Senato. A Berlusconi hanno rubato due elezioni, due. La più clamorosa nel 2006. La famosa notte nella quale non arrivavano mai i risultati da Napoli. E lì qualcosa è successo, perché lì si ribaltò l'esito del voto. E va bene. Però
quelle elezioni erano importanti? Perché avrebbero designato chi avrebbe messo la firma sul Trattato di Lisbona. Il Trattato di Lisbona, che per le nostre imprese è un capestro, che per la nostra Italia è un capestro. Il Trattato di Lisbona, che un conto è presentato a Prodi, un conto è presentato a Berlusconi. Due cose diametralmente opposte. Avete visto cosa è successo nel 2011? Tornando al calcio, un'Italia vincente ha sempre dato fastidio. Scoppia Calciopoli. Tutti sappiamo cosa è successo. Però dovete sapere che quell'anno, ogni anno c'è la riunione al Bilderberg, quell'anno per l'Italia ci vanno John Elkann e Tronchetti Provera. Quindi la missione era distruggere il calcio italiano. Noi italiani avremmo dovuto vivere casa. Il modello cinese che ci propinano da qualche anno, casa, lavoro, lavoro, casa, togliendoci il divertimento che è il calcio. Come disamorare i tifosi dal calcio? Semplice, quando non vinci un cazzo, si elimina la Juventus, che era la squadra più forte, si azzoppa il Milan, si azzoppa il Milan, non facendogli fare più mercato, tant'è vero che da quell'anno Berlusconi smise di fare le sue campagne acquisti, ma anche l'Inter, attenzione, anche l'Inter. L'Inter, non lo so, per me si vuole, l'Inter aveva dei bilanci disastrosi già allora, solo che si volle salvaguardare alcune cose, si volle salvaguardare. Ma tanto è vero che l'Inter, dal dopo Calciopoli, neanche Moratti ha fatto più quelle grandi campagne acquisti. Sì, prende Ibrahimovic e Vieira nel 2006, ma li prende a prezzo di saldo. Attenzione, li prende a prezzo di saldo. Dal 2006-2007 Moratti non farà più quelle grandi campagne acquisti. L'unica grande campagna acquisti che farà, la farà praticamente a saldo zero, perché vende Ibrahimovic al Barcellona e ti acquista Eto'o, che era un esubero, grandissimo giocatore, ma era pur sempre un esubero al Barcellona. Tant'è vero che nella trattativa era compreso anche il bielorusso Leb. Poi Leb non arrivò più a San Siro e l'Inter ebbe anche un conguaglio in denaro. Con tale conguaglio aveva già preso Milito e Thiago, cioè aveva già preso Milito e Thiago Motta. Ma Milito e Thiago Motta l'Inter li prende a 2 lire, li prende dal Genoa. Prende la Genoa a 2 lire. Se non sbaglio, pago più Thiago Motta che Milito. Se non sbaglio, qualcuno mi corregga. Sneijder faceva panchina a Madrid. Lucio non lo pagò così tanto. Quindi fu una campagna acquisti praticamente a saldo zero. Quindi Moratti aveva già cominciato a tirare la cinghia. Già a partire dal 2006-2007 aveva cominciato a tirare la cinghia Moratti. Tant'è vero che l'Inter aveva praticamente preso Luca Toni nel 2007, l'aveva praticamente preso. E non credete alle cazzate che fu la rivolta dei tifosi fiorentini a non far andare Toni all'Inter. Tant'è vero che poi andò al Bayern, Luca Toni, tant'è vero che poi andò al Bayern, non all'Inter. Ma Toni non andò all'Inter per questioni di pecunia. Chivu arriva all'Inter a parametro zero. Mancini e Quaresma li paga 2 lire. Ok? Distrutta la Juve, ha zoppato il Milan, la stessa Inter, sì, fa il suo ciclo, ma perché fa il suo ciclo? Perché oltre a mantenere, a non essere, a mantenere la stessa rosa competitiva che già aveva prima di Calciopoli, usufruisce dell'azzoppamento degli avversari, usufruisce dell'azzoppamento degli avversari, è dura finché ha quei giocatori, finché durano quei giocatori là. Tant'è vero che nel 2011, l'anno dopo del triplete, è costretta a cedere Eto'o. E non lo cede a uno squadro, lo cede ai russi dell'ANSI di Makhachkala, Eto'o, il giocatore più forte che avevano. Poi gli altri lo
Logori, perché l'Inter del 2012 che arriva quinta, sesta, è la stessa, praticamente, e tu hai escluso la stessa squadra del triplete, Cioè, Pandev l'Inter lo prende a zero. Pandev l'Inter lo prende a zero. Questo per farvi capire che già dal 2006 l'Inter cominciava a... Perché è arrivata ordini dall'altro, ragazzi, vi dovete ridimensionare, perché dobbiamo essere la solita Italietta, che dobbiamo accontentarci delle mance che ci lasciano le grandi multinazionali, i grandi potentati economici e tutto questo qua. Non possiamo permetterci un calcio al vertice. Voi mi direte, e poi, ma si è vinto i mondiali nel 2006? Sì, d'accordo, come li si è vinti? Cioè, vogliamo fare il paragone? Guardate, la FIFA ancora qua, i mondiali dell'82. I mondiali dell'82, la FIFA ce l'ha ancora qua. Tant'è vero che noi giochiamo Italia 90, forse siamo l'unico paese organizzatore a non avere arbitraggi a favore in quell'anno là. Poi, nel 94 contro la Nigeria ti mandano Brizio Carter, che ti manda fuori Zola senza motivo, ti mandano, è solo un presidente, Roberto Baggio, in campo, è un presidente con i controcoglioni che si chiamava Matarrese, riesce a fare la voce grossa e arrivi in finale, tant'è vero che il torto di Brizio Carter... Te lo, diciamo, regolano non dando un calcio di rigore clamoroso alla Spagna la partita dopo. E nel 2006 è la stessa cosa. Nel 2006 ti danno quello un contentino quel mondiale. È un contentino quel mondiale. Perché voglio sommessamente farvi ricordare che col Ghana non danno un rigore al Ghana. La prima partita non danno un rigore al Ghana. Nella seconda, dopo l'espulsione di De Rossi, ti mandano fuori due degli Stati Uniti. E neanche riesce a vincere. Quello di Grosso con l'Australia non era rigore. E l'espulsione di Zidane, che per carità è sacrosanta, ma attenzione, l'arbitro non l'aveva vista e non c'era il VAR. Quindi quell'espulsione, se ricordate bene, matura dal replay, è il primo caso di VAR senza VAR introdotto. Quindi quell'espulsione di Zidane in finale non c'era, da regolamento non andava data. Il gesto c'è ed è giusta in termini morali, ma è sbagliata in termini di regolamento, perché all'epoca non c'era il VAR. La prova TV, tu venivi squalificato dopo la partita, non durante la partita. Non venivi espulso durante la partita. Quel mondiale che abbiamo vinto è un contentino. Si è vinto ai rigori, mi direte voi. E lì non è che ti possono aiutare in tutto e per tutto. Lì sei stato bravo e fortunato a vincere. Quello è l'unico merito di quella finale lì. I calci di rigore. Perché oggettivamente il rigore per la Francia c'era. E sto togliendo meriti alla nazionale 2006? No! Ma sei stato, per certi versi, anche un po' agevolato. Dai. È vero, non c'era l'espulsione di Materazzi. Ma questo è un altro caso di VAR. Quel calcio di rigore dato a Grosso al 90esimo con l'Australia, per me non è altro che una compensazione, perché evidentemente hanno comunicato all'arbitro, hanno comunicato a qualche assistente, al quarto uomo, che l'espulsione di Materazzi non c'era, e ti hanno dato il calcio di rigore e ti hanno fatto andare avanti. Tutto qua. Ma poi, da quel mondiale in poi, siamo andati crollando come movimento. Ora c'è una squadra che pian piano è tornata un po' su, e ora stanno, la Juve negli ultimi anni, e ora stanno facendo di tutto per ributtartela giù. Ma non perché la Juve sia innocente, ma non perché il pasticcio Suarez non sia stato commesso, per il semplice fatto, tu per andare là a intercettare vuol dire che sai che questa cosa è già successa altre volte. E perché ti rimballo proprio il fatto di Suarez? E attenzione, parliamo di arbitraggi in Europa. La Juve Real al ritorno con Shakir, Juve Barcellona alla finale con Shakir, l'Inter lo scorso anno a Barcellona, che fu clamorosi i torti arbitrali contro il rigore non dato a Sensi, fu clamoroso l'anno scorso a Barcellona, è la prima Inter di Conte. La Roma in casa del Porto fu letteralmente derubata, la Roma, il Napoli
Anche. Questo per dire, sì, ora c'è di mezzo la Juve, ma la Juve c'è di mezz'ora. La Juve c'è di mezz'ora. Un domani potrebbe esserci di mezzo qualcun altro. Hanno scelto il calcio per farci scannare, perché si sono anche resi conto che con la politica non ci riescono più, perché molta gente ha aperto gli occhi sui vaccini, sull'Europa. Allora, non potendo più dividerci tutto sommato con la politica, altrimenti non avrebbero vinto Lega e 5 Stelle le ultime elezioni, altrimenti non avremmo un PD al 18-19%. Mi spiego? Non potendo, riuscendoci più a dividere sulla moralità con la politica, ci riescono, hanno pensato bene di farlo col calcio. Ma attenzione, lo so, mi è costato fare questo video. Capite quello che voglio dire? Capite quello che voglio dire? Essenzialmente le cose sono due: tenere ai minimi termini l'Italia. L'Italia vincente ha sempre dato fastidio, sempre dato fastidio, sempre, sin dai tempi di Mussolini. Sempre l'Italia, nei tempi di Mussolini, ai tempi di Moro, l'Italia ha sempre dato fastidio quando ha alzato la testa. E purtroppo tutte queste cose, è sul discorso Super Lega, sul discorso Super Lega. La Juve probabilmente la farà franca, ma perché si è associata al Real Barcellona? Altrimenti qualche cavillo l'avrebbero trovato come lo trovarono in Calciopoli. Fidatevi. Iscrivetevi al canale. E spero di essere stato chiaro.